Complimenti a Facundo Lescano, record di gol stagionali, doppietta al Ceravolo. Peccato per quel minuto finale con il 2-2 del Catanzaro, se no poteva essere il pomeriggio perfetto. Sì, noi siamo venuti qua per vincere la partita, abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo avuto un sacco di occasioni. E purtroppo non ci aiuta in questo caso il destino, perché tutti pensavamo che la partita era ormai finita, mancavano 4 minuti di recupero. Purtroppo è successo questo episodio che dicono dubbio. Alessandro dice che l'ha presa fuori aria, non ha visto neanche il pallone. Purtroppo io non parlo mai degli arbitri, però non lo so, è peccato perdere 2 punti così, perché sarebbe stata veramente una grande vittoria. Avete fatto una partita importantissima giocando a viso aperto contro una squadra che c'entra poco o nulla con la categoria. Sì, loro sono una squadra forte, bisogna fargli i complimenti, hanno vinto il campionato con 5 partite in anticipo, noi siamo di qua a viso aperto a giocarci la partita come avremmo dovuto fare secondo me anche l'andata. Abbiamo attaccato, abbiamo battuto colpo su colpo e penso che si sono viste le nostre qualità. Soprattutto per Facundo Lescano questo è un momento importante, con Zeman sei punto fermo della squadra, 5 gol se non erro con Zeman in panchina e una doppietta al Ceravolo. Sì, no, col mister c'era questa cultura del lavoro, io mi sto trovando bene, come penso i miei compagni. Certo, la settimana è faticosa, si lavora molto e c'è tanta competizione anche interna perché siamo tantissimi attaccanti e io cerco di dare il mio massimo quando vado in campo. I gol, la prima pressione alta di Raffia l'hai concretizzata bene, poi hai messo dentro un assist di Milani altrettanto bello. Sì, il primo, c'era anche oggi un sacco di vento, questo vento purtroppo ci sta inseguendo. Però meglio di Messina, dai. Sì, ho voluto calciare il raso terra, il vento me l'ha alzato il primo gol, il secondo gol anche è stato bravo Lorenzo, io col piede debole, diciamo che per me non è di... Diciamo che lo faccio sempre col sinistro, però è andata bene. Ti ripeto, peccato perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta a vincere qua. Era stato un po' anche il vento sul cross di Crescenzi a toglierti il pallone bene dalla testa. Sì, mi ero coordinato per impattarla sul palo lungo e quando sono andato in aria la palla mi è rimasta dietro e mi è frenata e purtroppo ho colpito come ho potuto. E sarebbe stato la tripletta anche sull'ultima palla di Merola che ha voluto scartare il portiere. Però dai, col mister abbiamo tante occasioni e per noi attaccanti è una cosa buona. Ti chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio, Facundo. Questo Pescara secondo te è una delle 2-3 favorite per i playoff? Guarda, io l'anno scorso con l'Entella siamo arrivati a un passo perché vincevamo a Palermo 2-0 e secondo me, ne parlavo anche adesso con i miei compagni, sembrerà assurdo, ma quando affrontiamo le squadre forti facciamo meno fatica. Sia quest'anno è capitato col Foggia l'andata, col Catanzaro e oggi col Crotone, quindi secondo me nei playoff, se arriviamo con questa cattiveria e fisicamente arriveremo ancora meglio, potremmo essere veramente fastidiosi per tutti. Una domanda da studio da parte di Massimo Profeto, Fabio Ferraresi. Intanto da parte mia i complimenti, gli avevo tolto un gol, sono 5 nelle ultime 5 partite, 14 in totale. Fabio. Sì, no, mi associo anch'io ai complimenti. Prima in studio facevamo una considerazione con Massimo, non so se tu sei d'accordo con noi, questo divario che c'è tra voi e il Catanzaro secondo me non rispecchia i veri valori delle due rose. È vero che loro sono più forti, ma non così tanto più forti. Scusami Fabio, non ho sentito la parte finale. No, dicevo sul divario dei punti, come diciamo prima con Massimo, se Facundo è d'accordo con noi che non ci sta tutto questo divario. Dice Fabio Ferraresi in studio se secondo te questo divario grandissimo di punti che c'è tra Catanzaro e Pescara il campo l'ha dimostrato. Ma penso che oggi no, però i campionati sono lunghi e loro penso che a livello di continuità sono stati più bravi di noi e in casa sono stati più bravi di noi perché non hanno perso mai e hanno fatto più punti, quindi ad oggi numeri alla mano sì, poi secondo me no, in campo oggi non si è vista la differenza. Però poi, se dobbiamo essere realisti, loro hanno fatto tantissimi punti più di noi. Chiedo l'ultima cosa e ti lasciamo a Facundo, l'abbiamo detto anche al presidente Sebastiani. Col senno di poi hai un po' di rimpianto per quel mese di novembre-dicembre? Ma guarda Enrico, io mi è dispiaciuto tanto perché ho sentito tante cose brutte su di me, che sono un bravissimo ragazzo, penso che l'abbiano detto anche tanti dei miei compagni. E mi è dispiaciuto sì perdere tante partite perché un campionato è lungo, però la carriera del calciatore è una sola e quindi ho perso tante partite, però penso che niente, che il destino è così, quando uno lavora sempre ed è una brava persona, è onesta, poi gli ritorna tutto e penso che adesso mi sta tornando.